Ragazzi, prima di iniziare voglio dirvi una cosa velocissima, ovvero che in questo preciso istante sul mio profilo Instagram è uscita questa foto. Dovete assolutamente correre sul mio profilo e mettere mi piace a questo capolavoro di maglia. Mi piace veramente tanto, è la mia maglia, la volevo da tantissimo tempo e finalmente mi è arrivata. Mi raccomando, andateci, mettete un bel mi piace perché è la foto più bella di tutto quanto il mio profilo. E tra l'altro vi invito a guardare tutto questo video fino in fondo perché oltre all'unboxing in diretta della maglia vi dirò anche delle cose molto importanti che riguardano il futuro del canale. Quindi mi raccomando, guardatelo tutto fino alla fine, io vi lascio appunto al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetrainessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati dopo tantissimo tempo con un nuovo vlog. Come avete visto dal titolo, l'argomento principale di questo video è questo pacco che mi è arrivato stamattina. Il 4 aprile di quest'anno, ovviamente, ho comprato la maglia di Marcello. Qui su YouTube non ho detto nulla, forse ho accennato qualcosa su Instagram, non mi ricordo, però ho voluto appunto aspettare perché sapevo che i tempi di spedizione erano assurdi. Quando ho comprato la maglia di Immobile, infatti sotto ogni video qualcuno di voi giustamente mi chiedeva appunto ma la maglia, e io non sapevo che cosa dire. Quindi questa volta ho aspettato e proprio oggi mi è arrivato questo pacco. Ancora non l'ho aperto, quindi qui dentro ci può essere di tutto. Vi ricordo infatti che l'altra volta mi è uscita la maglia di Firmino. È tutto un punto interrogativo, è come un uovo di Pasqua. Abbiamo la sorpresa e speriamo che sia una bella sorpresa. Mi sono armato di coltello e proveremo ad aprire questo pacco senza strappare la maglia, ovviamente. Tanto, ragazzi, male che mi vada, mi hanno dato quella di Messi, o no? Perché l'altra volta ho preso la 9 di Immobile, mi hanno dato la 9 di Firmino. Questa volta, male che vada, ho la maglia di Messi. Allora, forse ci siamo. Inizio a vedere qualcosa. Però almeno che i colori siano giusti, ok. I colori sono quelli lì. E mi sa che è buona, ragazzi. Mi sa che è buona. Purtroppo non riesco a farvi vedere in diretta come vedo io. Però mi sa che è buona. Eccola qui. Adesso ve la apro e ve la faccio vedere per bene. Mi sto emozionando, ragazzi. Veramente, mi sto emozionando. Eccola qua, ci siamo. Siete pronti a vederla? Eccola qua, la maglia numero 10 di Marcello, l'unica copia esistente al mondo. Eccola qua, ve la faccio vedere così, in grande, bellissima. Veramente bellissima, ve la faccio vedere in tutti i modi possibili. Io non vedo niente, non so come state vedendo, però spero che l'abbiate vista al 100%. Ovviamente faccio vedere anche avanti. Eccola qua, veramente bella ragazzi, stupenda. E ovviamente non finisce qui la sorpresa, perché ho comprato anche i pantaloncini. Costavano tipo 8 euro in più. Ho detto ma sì dai, spendiamoli, perché poi alla fine magari, non lo so, qualche sera, qualche pomeriggio vado a giocare a calcio con i miei amici e posso dire di avere appunto la maglia mia. Eccolo qua, anche il pantaloncino con la numero 10. Ragazzi, Marcello è ufficialmente il nuovo numero 10 del Barcellona. Adesso me la provo, ovviamente, perché d'ora in avanti ogni video sarà registrato con questa maglia. Eccola qua, magari mi allontano un po', ve la faccio vedere in grande. Eccola qua, adesso sì che la vedete benissimo. Maglia numero 10 di Marcello. Eccola qua. Ci siamo, ragazzi, me la sto infilando, ve la faccio vedere in diretta la prima volta che indosso questa maglia, la mia maglia, bellissima, veramente bellissima. Non so come farvela vedere da in piedi, magari mi giro così, non lo so, però si vede benissimo, eccolo qua. Veramente bella, ragazzi, sono soddisfatto al 100%. L'unica pecca sono i tempi di spedizione, perché come ho detto prima, ho comprato la maglia il 4 aprile e mi è arrivata oggi, che è il 10 maggio 2018, ci ha messo circa 35 giorni. Sono veramente tanti e non so come fare per diminuire questi tempi. Purtroppo non dipende da me. Non so se comprerò qualche altra maglietta, perché rischio infatti di averla quando la carriera è finita. Fortunatamente la carriera con il Barcellona B è ancora, diciamo, in atto, e quindi possiamo concluderla, diciamo, possiamo giocare le annate finali con la maglia di Marcello.
mi sta veramente bene. Cioè, ragazzi, non lo so se magari mi sto impressionando io, però mi sta bene o no? Che dite? Secondo me sì. E poi il blu mi piace tantissimo. Poi il Barcellona è la mia seconda squadra preferita dopo il Napoli, quindi secondo me mi piace. Qui ovviamente ho ancora il cartellino dentro. Se vedete qualcosa di strano è perché ho ancora il cartellino che non ho tolto, ma toglierò dopo. Poi, concluso, diciamo, l'argomento della maglietta, ho segnato qui davanti a me altri tre punti di cui vi vorrei parlare in modo molto veloce, perché sono sicuro che magari a pochi di voi interessano. Il primo punto è quello della carriera con Bolt. Non sta andando bene, ci sono poche persone che la seguono, mi aspettavo di avere un po' più di supporto e quindi non so se portarla avanti per diversi anni. Ovviamente non la lascio così in sospeso, non voglio fare una cosa del genere, almeno un anno sarà compiuto. Vedremo poi, decideremo insieme se provare a fare anche il secondo, il terzo e così via. Anche perché Bolt ha 31 anni, quindi in teoria la carriera non dovrebbe durare tanto. Però se vedo che già dal sesto episodio le persone che la guardano iniziano a calare, allora mi pongo qualche domanda. Aggiungo una piccola cosa, ovvero che voglio rassicurare tutte quelle persone che stanno seguendo la serie, non vi preoccupate perché continuerà ancora per 2-3 settimane, quindi non la interrompo da un momento all'altro, però sto pensando in futuro. Spero comunque che se quella carriera venga interrotta riesca a trovare qualche altra cosa da alternare alla carriera allenatore. Altro punto riguarda i mondiali. Io voglio fare, appunto, quando uscirà l'aggiornamento di FIFA 18, voglio giocare tutti quanti i mondiali in un unico video con ogni squadra qualificata ai mondiali. Purtroppo l'aggiornamento arriverà a fine mese e quindi dobbiamo aspettare un po'. Però lo anticipo già da adesso, preparatevi perché per tanti giorni il secondo video delle 19 sarà il mondiale con tutte quante le squadre, appunto, qualificate. Quarto punto, Fortnite. Nell'ultimo vlog che ho fatto, in tantissimi di voi mi avete consigliato di portare Fortnite. Qualcuno ovviamente ha detto no, ma ci sta, non può piacere a tutti ovviamente. Ma la cosa che mi frena dal portarlo è che io non so giocare a Fortnite. Provo qualche sera a fare qualche partita, ma massimo faccio 3-4 kill a partita, e sono veramente molto poche per creare delle partite belle da vedere. Ovviamente ci sta che qualcuno guarda quelli che stanno a giocare meglio. Io guardo Ciccio, guardo Gabbo, guardo Ninja, proprio per imparare. Ma se mi mettessi nei vostri panni, non guarderei un mio video di Fortnite perché non ci so giocare. Quindi se in questi giorni riesco a migliorare, se in questi giorni magari ci gioco un po' di più, magari qualche video riesco a tirare fuori, altrimenti purtroppo non posso portarlo. Ultimo argomento di questo vlog è l'argomento della palestra. Ho praticamente detto già da mesi che voglio fare dei video in palestra, ma sto aspettando perché non vorrei farli su questo canale. Vorrei creare un secondo canale in cui, appunto, caricare solo video della palestra, perché sinceramente FIFA e la palestra non vanno d'accordo, quindi non voglio, tra virgolette, rovinare questo canale provando a fare due contenuti completamente diversi. Ovviamente ci sta che porto altri giochi, però portare FIFA e poi magari alle 19 video della palestra non c'entra nulla. Quindi vorrei fare un secondo canale in cui provo a fare questi video in palestra. Mi sto organizzando, ho chiesto già nella palestra dove vado io se si può registrare, mi hanno detto di sì, quindi è tutto ok. Devo solo un attimo organizzarmi, portare la videocamera, il cavalletto, il microfono lì e provare a tirare fuori qualcosa. Ovviamente farò delle prove prima di portarvi il video, quindi in questi giorni, diciamo, mi organizzo e vedo un po' se riesco a tirare fuori qualcosa. Detto questo video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per la maglietta del Barcellona, mi piace veramente tantissimo, non me l'aspettavo così bella. Una cosa è pensarla di avere e una cosa è averla addosso, veramente bellissima. Fatemi sapere ovviamente nei commenti qui sotto se vi piace, fatemi sapere se secondo voi mi sta bene oppure no, e raggiungiamo ovviamente i 6.000 o i 7.000 o gli 8.000 mi piace, fate voi, per questa bellissima maglia. Detto questo, noi ci vediamo domani con un nuovo episodio della carriera allenatore con il Barcellona B, e poi nei prossimi giorni vedremo un po' se portare Bolt oppure se concentrarci su altre cose. Rimanete comunque connessi perché arriveranno diversi video nuovi sul mio canale, vi dico solo questo. Noi appunto ci salutiamo qui, mi raccomando, massimo supporto, bella! No ragazzi, veramente è troppo bella questa maglia, troppo.